Va ora in onda uno spazio autogestito a cura dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone. Un buonasera a tutti da Diano Appi dell'Associazione di Promozione Sociale Il Sicomoro e un ben trovati all'approfondimento della nostra associazione per questa sera, che è dedicato ai quesiti referendari, ai quali saremo chiamati a dare una risposta, a dare una valutazione la prossima domenica 12 giugno. E saluto immediatamente collegato in Skype, via Skype con noi dal Piemonte, l'avvocato Cataldo Tridico del Foro di Torino. Grazie avvocato per aver accolto l'invito. Grazie a lei dottor Alviano, grazie per l'invito, saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ecco, come ho ricordato, il 12 saremo invitati ad esprimere il nostro parere su 5 quesiti referendari che riguardano specificatamente il tema giustizia e legalità. Ricordo che in origine la Lega e il Partito Radicale avevano raccolto firme per 8 referendum, 8 quesiti, poi 3 erano stati bocciati dalla Corte Costituzionale, uno riguardava la responsabilità civile dei magistrati e gli altri 2, uno sulla cannabis e uno sul fine vita. Quindi saremo chiamati a dare un giudizio, una valutazione sui 5 rimasti. E il contributo che desideriamo dare noi questa sera come associazione a questa consultazione è quello di cercare di capire, di approfondire quale sia il pensiero su questi temi di quei magistrati che sono anche titolari delle più delicate ed importanti inchieste nel nostro paese in questo momento. Inchieste che riguardano soprattutto i cosiddetti colletti bianchi, cioè quelle persone che fanno parte di quei mondi, di quelli che potremmo chiamare i potentati economici, finanziari, istituzionali. E diciamo anche di quei mondi che nel tempo hanno dimostrato di sapersi difendere nei processi e talvolta anche dai processi molto meglio di quanto non riescono a farlo i normali cittadini. Quindi noi siamo interessati a conoscere un po' il pensiero di magistrati quali Nino Di Matteo, Nicola Gratteri, Luca Tescaroli, che sono appunto che hanno queste inchieste, questi importanti processi in corso in questo momento, ma comunque anche di altri magistrati. Potrei fare il nome di Sebastiano Ardita, Roberto Scarpinato, Pier Camillo Davigo, magistrati che da subito si sono dimostrati piuttosto critici nei riguardi di questi referendum. Ebbene, per illustrarci il pensiero di questi giudici, di questi magistrati, abbiamo chiesto all'avvocato Cataldo Tridico, che abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare in passati convegni e conferenze, di poter condividere con quanti avranno modo di ascoltarci in diretta o dopo forse anche in registrata, quale sia il pensiero di questi magistrati.
Allora, avvocato, io comincerei così proprio in modo schematico, un po' siamo in un'aula di tribunale quasi, ecco. Io partirei con il referendum numero uno, provo a leggere quello che si troveranno le persone che andranno a votare. Saremo oltre 51 milioni gli aventi diritto. Ecco, quello che si troveranno nelle schede. Il primo referendum sarà una scheda di colore rosso e vi troveremo scritto quanto leggo io ora e poi verrà commentato dall'avvocato. Abrogazione del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. A lei, avvocato. Sì, grazie. Intanto voglio precisare che questi quesiti sono stati impostati in maniera molto tecnica, quindi in effetti non è facile da capire per il PCC. Sì, sento un rito, perfetto. Quindi innanzitutto precisiamo che sono referendum abrogativi, quindi il cittadino è chiamato ad esprimere una preferenza con il sì o con il no in merito all'abrogazione di quelle leggi che vengono citate. In questo caso si parla della legge Severino che prende il nome dal ministro della giustizia del governo Monti che diede attuazione a questa legge già avviata dal governo Berlusconi. Questa legge prevede tre tipi di provvedimenti: decadenza, sospensione e incandidabilità. Questo vuol dire che non possono essere candidati coloro i quali abbiano subito una condanna alla pena della reclusione superiore a 2 anni, se la causa di incandidabilità sopraggiunge durante il mandato e la Camera di appartenenza che deve votare questa decadenza. Mentre invece per quelli che sono già in carica, anche una condanna di primo grado, quindi non definitiva, comporta la sospensione fino a un massimo di 18 mesi. Questa legge è venuta poi alla ribalta delle cronache quando fu applicata per l'ex senatore Silvio Berlusconi, che fu condannato in via definitiva per frode fiscale e il Senato votò la sua decadenza. Ora, la legge Severino non fa nient'altro che applicare il principio espresso dalla nostra Costituzione nell'articolo 54, quando dice che i cittadini a cui vengono affidati funzioni pubbliche hanno il dovere di svolgere con disciplina ed onore. I promotori del referendum ritengono che sia giusto eliminare quell'automatismo per i casi di incandidabilità e di ineleggibilità che prevede la legge e che si debba invece ripristinare la libertà del giudice nel provvedere, insieme alla sentenza di condanna, se infliggere o no anche la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Questo referendum incide proprio sul rapporto tra la pendenza penale del processo penale e l'accesso alla permanenza in ruolo di soggetti a cui viene affidato il compito di amministrare la cosa pubblica. Chi propone questo referendum, però, intende abrogare l'intero testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità. Questa normativa regola le ipotesi di incandidabilità a tutte le cariche elettive che sono decisive per il corretto funzionamento dell'amministrazione pubblica del nostro ordinamento democratico, nei confronti di quelle persone che abbiano subito una condanna definitiva per reati gravi o anche gravissimi. Vi è poi previsto un parallelo divieto per coloro che sarebbero incandidabili alle elezioni di assumere cariche al governo nazionale. Questa legge impedisce di partecipare alla competizione elettorale in qualità di candidati a mafiosi, terroristi e soggetti condannati definitivamente per reati di corruzione e altri gravi reati. Il quesito referendario non è diretto ad eliminare quella parte della legge Severino che ha sollevato alcune criticità, e cioè la sospensione degli amministratori locali che abbiano riportato una condanna non definitiva, che aveva sollevato alcune perplessità quando poi venivano invece assolti, ma intende abrogare l'intero testo unico. Quindi bisogna precisare che non si vuole abolire solo quella disposizione che disciplina la sospensione, anche a seguito di condanna non definitiva, nonché la decadenza definitiva per gli amministratori locali in condizioni di incandidabilità. Se questa legge fosse abrogata, l'unico rimedio che rimarrebbe applicabile è l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ma
ma l'articolo 29 del codice penale prevede che questa interdizione perpetua venga inflitta quando c'è una condanna alla reclusione non inferiore ai 5 anni. Tuttavia, nella generalità dei casi, le persone che sono condannate per fatti di corruzione o altri gravi reati, pensiamo al peculato, alla corruzione, concussione, riciclaggio, possono incorrere in pene che sono inferiori ai 5 anni e quindi conservano la possibilità di ricoprire incarichi parlamentari una volta decorsa l'eventuale interdizione temporanea. Con questo referendum, i magistrati che tu avevi, lei aveva citato, dottor Alviano, ritengono che si voglia fare un passo indietro rispetto a come si legiferava in precedenza, cioè eludendo quel principio che era stato sancito da prima da una convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e poi ribadito dalla Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo, che aveva ispirato la legge 190 del 2012, nota come legge Severino. È chiaro che si vuole fare un passo indietro, ma il messaggio che viene mandato alla collettività, al singolo cittadino, è che neanche l'accertamento di gravi condotte di reato può precludere, quindi impedire a chi è stato eletto oppure chi è stato nominato di continuare, come se nulla fosse, a svolgere il suo incarico di natura politica, quindi come se la condanna nei suoi confronti non fosse mai intervenuta. Quindi questa è la criticità che viene mossa da questi magistrati che sono impegnati nella repressione di questi tipi di reati. Non la sento, dottore? Dobbiamo... Sì, mi ero dimenticato il microfono, grazie. Adesso passiamo al secondo referendum, sarà una scheda di colore arancione che recita così: limitazione delle misure cautelari, abrogazione dell'ultimo inciso dell'articolo 274,1 lettera C codice di procedura penale in materia di misure cautelari e segnatamente di esigenze cautelari nel processo penale. Poi nella scheda chi va a votare si troverà anche scritto molto altro, ma diciamo che andiamo alla sostanza concettuale del referendum. A lei, avvocato. Grazie, grazie. Allora, in questo caso, con questo secondo referendum, si vuole modificare, abrogare uno dei presupposti fondamentali delle regole processuali in materia di misure cautelari. Come dice il quesito, la norma di riferimento è l'articolo 274 del Codice di Procedura Penale. Cosa dispone questo articolo, in combinato disposto con l'articolo 273? E cioè che le misure cautelari possono essere disposte in presenza di gravi indizi di colpevolezza e per tre tipi di esigenze cautelari, che sono il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato, o come più spesso accade, il pericolo di reiterazione del reato della stessa specie di quello per il quale si procede. Questo referendum intende abrogare proprio quest'ultima esigenza cautelare ed è ovvio che la sua approvazione comporterebbe una notevole diminuzione dell'ambito applicativo delle misure cautelari. Il quesito non interviene sui possibili abusi della custodia cautelare, ma richiede l'abrogazione di tutte le misure cautelari, sia quelle detentive, quindi la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari, ma anche quelle non detentive, come pensiamo ad esempio all'allontanamento del coniuge violento dalla casa, il divieto per lo stalker di avvicinare luoghi frequentati dalla persona offesa. Quindi cosa succede se questo quesito viene approvato? Se non sarà ravvisabile il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, che sarebbero le ultime due esigenze cautelari superstite, allora non si potranno sottoporre a misure cautelari potenziali autori seriali di gravi delitti contro, per esempio, la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'economia, contro la libertà personale, sessuale e così via. Di fatto, le misure cautelari diventerebbero inapplicabili al di fuori di una stretta cerchia di reati, come la criminalità organizzata, l'eversione, l'uso della violenza o delle armi. Oggi invece possono essere sottoposti a misura cautelare persone che sulla base dello studio dello stile di vita, delle condotte di vita dei precedenti, si ritiene che possano tornare a delinquere. L'approvazione di questo quesito quindi cambierebbe le regole limitando questa possibilità e ovviamente le conseguenze sarebbero gravi, quindi la scarcerazione di arrestati in flagranza di reati che destano particolare allarme sociale. Pensiamo agli atti persecutori che possono continuare per molto tempo se non interviene nessuna limitazione alla libertà dello stalker,
di perseguitare la sua vittima, o ai reati particolarmente odiosi come i furti in abitazione, traffico di droga, pornografia minorile. Il giudice si troverebbe quindi di fronte all'impossibilità di applicare una misura cautelare se non dimostra che vi è un pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, anche se ritenesse in concreto che vi è una possibilità che la persona sottoposta a indagini torni a delinquere. Un'altra opportuna considerazione che deve essere comunque fatta dal punto di vista pratico è che la repressione dei reati deve essere, per quanto possibile, simile in tutti gli ordinamenti giuridici, altrimenti vi sarebbero conseguenze. Quali? Se un ordinamento giudica una repressione troppo alta dei reati, è ovvio che le persone dedite al crimine penseranno di spostarsi in altri paesi dove è più morbida, insomma, così, la legislazione. Mentre invece, se l'ordinamento giuridico ha una repressione troppo bassa, come potrebbe capitare in Italia, nel caso in cui questo quesito dovesse essere approvato, perlomeno nella fase delle indagini preliminari, per questa inapplicabilità delle misure cautelari, il rischio è che venga importata una criminalità ancora più alta di quella che c'è nel nostro paese. Guardi, su questo tema mi sovviene una registrazione che era avvenuta alcuni anni fa, che avevano fatto le forze dell'ordine tra soggetti criminali di origine rumena, dove chi stava delinquendo in Italia invitava a venire nel nostro paese perché segnatamente riguardava la possibilità di poter derubare le stazioni di servizio, i benzinai, eccetera. Ecco, mi è venuta giusta in mente questa considerazione sui pericoli che lei ha messo in luce e che quei magistrati che abbiamo nominato prima fanno presente diciamo alla politica, al Parlamento, che legifera senza tenere conto, esatto, di certe problematiche. Adesso, pericolo, sì. Adesso passiamo al referendum numero 3, sarà una scheda di colore giallo, che recita in questo modo: separazione delle funzioni dei magistrati, abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati. Sì, in effetti gli elettori si troveranno poi un testo molto molto lungo sotto questa introduzione, perché è una legge molto complessa. Adesso cercherò di spiegarlo. Questo terzo quesito referendario è quello molto più sentito dal punto di vista politico, che riguarda appunto la separazione delle carriere dei pubblici ministeri e dei giudici. Questo è un tema che ricorre frequentemente nel dibattito politico italiano degli ultimi 50 anni. Ma quello che è pericoloso e che pochi sanno è che era anche un obiettivo del piano di rinascita democratica della P2 di Licio Gelli. Oggi invece è diventato un cavallo di battaglia di alcuni partiti del centrodestra, in particolare Forza Italia e Lega. Con questa iniziativa si vogliono abrogare ben 11 disposizioni di 5 leggi differenti che regolano attualmente il passaggio da una funzione all'altra. Bisogna però fare alcune considerazioni. La prima, dal punto di vista normativo. Già dopo il 2006, la riforma del 2006, questo passaggio tra una funzione e l'altra viene già disciplinato da un meccanismo molto rigoroso. Esiste per esempio un divieto di mutamento di funzione all'interno della stessa regione, ma vi sono paletti molto rigidi anche dal punto di vista soggettivo. È previsto infatti un limite massimo di passaggi nel corso della carriera del magistrato, dalla funzione giudicante a quella requirente e da quella requirente a quella giudicante. Prima era permesso 4 volte, dopo la riforma Cartabia solo 2 nel corso di un'intera carriera professionale che può durare anche 40 anni. È previsto poi anche un periodo minimo di permanenza all'interno di una funzione, prima che il magistrato possa decidere o valutare se passare all'altra. E nel caso in cui dovesse decidere di fare questo cambiamento, è richiesto un giudizio di idoneità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, frequentato in maniera proficua un corso di riconversione delle funzioni che è tenuto presso la Scuola Superiore della Magistratura.
Ma anche dal punto di vista numerico, la riforma che si vuole introdurre sembrerebbe essere irrilevante, e qui sono i dati che parlano, oggettivi e fattuali. Se pensiamo che dal giugno 2016 fino al giugno 2019 i trasferimenti in ogni grado dalla funzione requirente a quella giudicante sono stati soltanto 80, quindi l'1,7%, mentre invece il passaggio inverso dalla funzione giudicante a quella requirente 41, 0,2%, dati confermati anche nel quinquennio precedente. Ecco quindi che già i numeri dimostrano che questa pretesa trasmigrazione che viene tanto decantata nei salotti televisivi, che andrebbe ad inquinare e professionalmente e culturalmente la magistratura giudicante con questo continuo arrivo di ex PM, non corrisponde alla realtà. I promotori del referendum ritengono però che questa contiguità tra giudice e pubblico ministero, dovuta al fatto di appartenere alla stessa carriera, condizionerebbe i giudici che si appiattirebbero sulle richieste del pubblico ministero, violando così l'articolo 111 della Costituzione, che vuole che le parti siano in condizione di parità davanti a un giudice che è un organo terzo ed imparziale. Questa considerazione però è destituita di fondamento, e anche in questo caso sono i numeri che parlano. Vi sono numerosi casi in cui le richieste del pubblico ministero vengono disattese da parte del giudice. Pensiamo banalmente quando il PM chiede la condanna e invece il giudice assolve, o il PM chiede l'assoluzione e il giudice condanna, o il PM chiede una condanna a un certo numero di anni di reclusione e il giudice invece condanna ad un altro numero di anni. La parità invece tra pubblico ministero e difensore, che viene indicata dalla Costituzione, deve essere intesa esclusivamente dal punto di vista processuale, perché non può sussistere dal punto di vista istituzionale. Sono due soggetti diversi per origine, formazione e obiettivi. L'avvocato infatti è un privato professionista ed è vincolato nelle sue scelte dalla procura che viene conferita dal cliente, e quindi è ovvio che cercherà di ottenere dal processo la soluzione migliore alle esigenze del proprio cliente, mentre invece il pubblico ministero condivide con il giudice l'obbligo di ricercare la verità, che rimarrebbe anche in caso di separazione delle carriere. Quando si parla di questo argomento si fa spesso riferimento agli altri stati a democrazia avanzata, ma anche in questo caso però è giusto far presente che la regola dominante ritiene che quando un giudice si sia formato, abbia maturato esperienza svolgendo la funzione di pubblico ministero, abbia una sorta di corsia preferenziale per accedere alla magistratura giudicante, mentre invece la separazione delle carriere porta inevitabilmente una dipendenza del pubblico ministero nei confronti del potere politico, del governo in carica, e questa è una conseguenza quasi automatica. Il ricoprire però nel corso di una carriera entrambe le funzioni, giudicante e requirente, non è che costituisca un danno per il sistema giustizia come si vuol far credere, ma anzi è un valore aggiunto, è un arricchimento. Una semplice considerazione può valorizzare questo pensiero. Pensiamo ad esempio a un pubblico ministero che abbia già svolto la funzione di giudice. Proprio perché ha maturato quella cultura della prova nello svolgere la precedente funzione, i suoi passi saranno inevitabilmente guidati in questo senso fin dalle prime indagini, alla ricerca e alla valorizzazione di ogni elemento indiziante, quindi nulla verrà trascurato. Di contro invece un giudice che abbia già svolto le funzioni di pubblico ministero e quindi abbia provato sulla sua pelle, in prima persona, quelle che sono le complessità, le difficoltà e le insidie che sono proprie specialmente nel corso delle indagini preliminari della funzione del pubblico ministero, ecco che avrà una maggiore oculatezza rispetto agli altri colleghi che mancano di questa esperienza nel valutare la genuinità e la rilevanza delle prove che vengono sottoposte alla sua valutazione. Ma l'esperienza nella duplice veste giudicante e requirente ha comunque contraddistinto molti valorosi magistrati, talmente bravi, preparati e professionalmente ineccepibili da essere considerati dalla organizzazione criminale mafiosa come degli obiettivi da abbattere. Pensiamo infatti che nel corso della loro carriera hanno svolto entrambe le funzioni uomini del calibro di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rosario Livatino e Antonino Saetta, che hanno condiviso, oltre a un enorme senso di appartenenza dello Stato e della giustizia, anche purtroppo il triste destino di essere stati uccisi dalla criminalità organizzata. La separazione delle carriere porta con sé il rischio della dipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo, quindi che diventi una sorta di braccio armato del governo, di quello stesso governo che, indicando i criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale, limiterebbero anche la sua obbligatorietà, che è un precetto costituzionale. Oggi il PM svolge una doppia funzione, quella di ricerca nella fase delle indagini preliminari, ma anche di tutela verso il cittadino,
nel momento in cui deve acquisire le prove, perché deve valutare ogni elemento, anche quelli che sono a favore degli indagati. Pensiamo infatti a quante indagini o processi sarebbero sorti sugli abusi o le devianze del potere se il PM già oggi fosse separato dal giudice. Sarebbe per esempio nato il processo sulle dipistaggi, sulle stragi di Stato, di mafia, terrorismo. Pensiamo a Ustica, Bologna, Brescia, Via D'Amelio, o ancora meglio sul processo relativo alla trattativa Stato-mafia. Pensiamo ancora alle le indagini della Procura di Milano sul sequestro di Abu Omar, quelle di Perugia sulla restituzione della Shalabayeva, la dissidente, vi ricordate, qualche anno fa, l'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere sulle violenze in carcere ai detenuti, o quella di Genova sui fatti del G8 del 2001. Ecco, un PM, se fosse già dal punto di vista culturale e istituzionale qualcosa di diverso rispetto al giudice, avrebbe trovato enormi difficoltà nell'istruire questi processi con la forza e la serenità necessaria. Quindi, questi magistrati di cui abbiamo parlato all'inizio hanno sollevato queste enormi criticità e loro sono, come sappiamo, dentro, insomma, l'argomento, perché lo vivono tutti i giorni. Guardi, avvocato, intanto io la devo ringraziare tanto perché nell'esposizione di questo terzo quesito ci ha proprio passato un poco quella che è l'importanza dell'esperienza diretta di questi ruoli da parte di certi uomini. E mi verrebbe veramente da consigliare ai parlamentari di ascoltare prima quelle persone che hanno diretta esperienza e provata fedeltà allo Stato, provatissima fedeltà allo Stato, quando si cercano di fare delle modifiche a delle leggi costituzionali, perché proprio questi dovrebbero essere i primi ad essere ascoltati se vogliamo migliorare un po' la giustizia, le difficoltà, tutte le criticità che naturalmente anche noi possiamo riconoscere, ma forse è proprio da queste persone che dobbiamo chiedere quali sono i consigli, le strade migliori da percorrere per uscire da questo tunnel dal quale anche diciamo l'Europa ci chiede di essere più veloci, più snelli, ma probabilmente non stiamo cercando nella direzione giusta. La ringrazio molto. Passiamo adesso al quarto quesito, sarà una scheda di colore grigio e recita così: partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte. A lei. Sì, grazie. Questo quesito riguarda essenzialmente la valutazione professionale dei magistrati. Oggi è previsto un sistema di valutazione che è basato sulla sottoposizione periodica di tutti i magistrati a cosiddette valutazioni di professionalità, che sono dirette ad accertare la capacità, laboriosità, diligenza e impegno da questi profuso. Queste valutazioni sono di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, ma le assume sulla base dei pareri che sono espressi da questi consigli giudiziari e il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, che sono semplicemente organi ausiliari e decentrati del CSM, e sulla base della documentazione che questi forniscono, perché hanno una conoscenza diretta del magistrato e dell'ufficio nel quale svolge il proprio lavoro. Il quesito riguarda proprio la composizione di questi consigli giudiziari, che sono organismi territoriali composti da magistrati e da una componente laica, che forniscono al CSM gli elementi per la valutazione sulla competenza e professionalità dei magistrati. Attualmente i membri laici dei consigli sono esclusi sia dal dibattito che dalle votazioni sulle decisioni del CSM relative alla competenza dei magistrati, che quindi essenzialmente si giudicano tra di loro. Ma la proposta invece del quesito è finalizzata ad ammetterli sia alla discussione che al voto.
I membri laici sono due o più avvocati che vengono nominati dal Consiglio Nazionale Forense e uno o più professori universitari in materie giuridiche. La composizione varia a seconda del numero dei magistrati che sono impiegati nel distretto. Se sono più di 350 saranno tre avvocati e un professore, se sono invece meno di 350 sarà due avvocati. I promotori intendono quindi rendere questa partecipazione molto più incisiva, equiparandola a quella dei componenti togati dei consigli giudiziari, estendendola a tutte le attività di questi organismi, quindi inclusa quella relativa alla formulazione dei pareri sulla valutazione della professionalità dei magistrati, attualmente riservata soltanto ai componenti togati. Quindi, quali sono in questo caso le criticità che vengono sollevate? Si verificherebbe il caso in cui l'avvocato la mattina difende un imputato, un cliente, insomma, che è imputato di strage, di omicidio o di qualunque altro reato dal pubblico ministero che in aula rappresenta l'accusa e poi nel pomeriggio, facendo parte del consiglio giudiziario, dovrebbe contribuire a rendere il parere in merito alla valutazione professionale del suo contraddittore, cioè lo stesso PM che ha incontrato il mattino. Così l'avvocato che il giorno dopo un importante processo aspetta quindi il verdetto della Corte in merito alla colpevolezza o all'innocenza del proprio assistito, nel pomeriggio valuterà la professionalità della Corte stessa. Quindi in questo caso quali sono le conseguenze? Il fatto è che gli avvocati potrebbero avere, si sospettano, possibili ostilità o al contrario indebite compiacenze, perché potrebbe essere influenzato da questa contrapposizione professionale tra l'avvocato che fa parte del consiglio giudiziario e il magistrato che è sottoposto in quel caso alla valutazione. Ovviamente questi magistrati che fanno queste considerazioni non hanno nessun preconcetto nei confronti degli avvocati, ma ovviamente qui il confine è molto sottile e le parti sono contrapposte nei processi e poi dovrebbero essere giudicati nei consigli giudiziari, quindi loro sollevano questo sospetto, questo timore, ecco. Esattamente così, l'esempio che lei ha portato l'avevo sentito fare anche da Pierre Camillo Davigo, sempre scendiamo nella concretezza dopo che ci pone la vita. Siamo arrivati all'ultimo referendum, che adesso lo cerco qui tra le carte che ho io. Ecco, il quinto referendum è di colore verde, elezione dei componenti togati del CSM, abrogazione di norme in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura. Prego. Sì, questo sembrerebbe essere il quesito più irrilevante, se vogliamo. Adesso vi spiego perché. Questo quinto quesito riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura e ha quindi lo scopo, l'intenzione è quello di evitare che il correntismo, già denunciato da molti magistrati, si impadronisca del Consiglio Superiore della Magistratura. Chi vuol far parte del CSM deve accompagnare la sua candidatura con le firme di almeno 25 colleghi. Ora, il quesito referendario vuole optare per un sistema di candidature individuali, libere, prive di ogni preventivo supporto o sostegno e quindi eliminare la necessità di raccogliere questo numero esiguo di firme, perché 25 firme un giudice le raccoglie veramente in un tempo irrisorio. Lo scopo è giusto, dicono questi magistrati, ma lo strumento è inadeguato. Quello che serve è un sorteggio temperato dei candidati. Questo è uno strumento che è stato suggerito da Nino Di Matteo, ma che è stato sposato da molti suoi colleghi. Il dottore suggeriva di sorteggiare, prima di procedere all'elezione di questi 16, attualmente sono 16, ma poi si sta pensando di aumentare il numero con la riforma del CSM, si potrebbe sorteggiare un numero di 100-120 candidati e poi solo in questo contesto i magistrati elettori potrebbero scegliere coloro che si siederanno nel Consiglio, quindi una doppia fase, un primo sorteggio di una platea di candidati e poi la vera e propria elezione dei membri togati del CSM tra quelli prima sorteggiati. Quindi se l'obiettivo è quello di abbattere il correntismo, questo è lo strumento più inadeguato e ha trovato veramente la contestazione di quasi tutti i magistrati, specialmente quelli togati del CSM, pensiamo a Di Matteo, Ardita.
Benissimo, allora, avvocato, io la ringrazio tantissimo della chiarezza e del fatto che si è reso disponibile di dare voce anche al pensiero di quei magistrati che veramente possono dare un contributo per la loro profondissima esperienza a ciò che la nostra, diciamo, la nostra magistratura, tutto l'impianto che gira intorno al sistema giustizia legalità possa avere bisogno. Io la ringrazio, spero di aver fatto, di aver dato a quanti ci ascoltano l'opportunità di vedere approfonditamente, proprio nel dettaglio, anche il pensiero di questi uomini, e quindi la ringrazio, le auguro buon lavoro e a risentirci in temi di questa natura, come abbiamo avuto modo con lei già di confrontarci. Molte grazie ancora. Grazie a voi per l'invito. E allora, gentili ascoltatori, le 19:07, lo speciale che abbiamo voluto dedicare alla consultazione referendaria è terminato. Ricordo che siamo chiamati ad esprimerci il domenica 12 giugno dalle 7 del mattino alle 23. Le votazioni risulteranno valide soltanto quando il 50% più uno degli aventi diritto, più uno avrà votato. Allora, buonasera a tutti da Diano Appi dell'Associazione di Promozione Sociale Il Sicomoro e una buona continuazione negli ascolti della frequenza di Radio Science. Un buonasera a tutti. Trasmesso uno spazio autogestito a cura dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone.